E ciao a tutti, eccomi in questo 12° episodio, se non sbaglio, se non erro, credo di sì. Dopo lungo tempo che non sto già giocando a Euro Truck Simulator 2, allora sono appena entrato, ho ricevuto questo avviso qua e credo, siccome ho fatto l'aggiornamento da 1.3.1, ho fatto l'aggiornamento a 1.8.2.5 adesso, e mi sa questo, no? E scrivere il cambiamento del dovuto ai cambiamenti del modo del gioco, tutte le conseguenze non finite sono state innovate senza alcuna penalità. Se necessario, come è stato. Ci dice che se eravamo in un viaggio che ce lo ha tolto, e non ci hanno tolto niente soldi, però non abbiamo più quel viaggio, quel lavoro, e il camion è a casa, da come ho capito. Allora, guida, che vedo dove mi ha messo il camion, adesso si deve ancora caricare. Ok, a casa è il camion, io sto dormendo. Ok, ah sì, questo mi ricordo. Se mettete il freno a mano per un nuovo aggiornamento, oppure se muovete i freni, se muove un po' più reale. Ok, allora entriamo. Accendi. Un po' danneggiato il camion. Allora, la rata del prestito per un totale di 2.888 sono state pagate. Ottimo. Siamo in un po' di meno. Chi se ne frega. Allora, ho da riparare il camion. E il lavoro, come so, come dovreste sapere, non ho. 2.400, non hai adesso merce da trasportare. Allora, ok.
siamo arrivati all'officina. Lo ripariamo. 12.000, ok. Adesso non so liberare. Ok, allora, offerte di lavoro, lavoro autonomo. Da Milano, Stuttgart, un bel lungo viaggio, 14.000 Lyon, prendiamo questo di Stuttgart. Allora, questo ci pagano 27, è anche un po' più corto, più veloce. Imposte, andiamo a questo viaggio. Allora, il automatico reale è davvero reale. Grazie.
umano non è. Thank you.
siamo arrivati alla stazione. Viaggio piuttosto lungo, abbiamo proprio niente danneggiato, non ricordo niente che proprio tutte rosse le becco, cavolo. Ecco, uno verde non c'era. Solo rosse ci sono. Ah, è scritto così. Eccellente, 513 km, 7 ore, 250 litri, abbiamo ciappato 14.037, 778 XP e siamo saliti di livello, siamo diventati amatori. Uki, basta, basta. Uki. Allora, noi abbiamo fatto qua 550. Questo classico
so scegliere. Consegne puntuali. No, lungo raggio, no. Mettiamo questo che abbiamo più, ma no. Ma se ne acceppiamo un po' di più se applica. Ok. Allora. Vorrei vedere un paio di rube. Oh, firti. Allora, sono 16.000. Vabbè, 14.000, andiamo ancora più in su. Onsbruck in su, Duisburg in su, Ginevra in giù, Lig in su. Credo che prenderemo questi perché ci pagano di più. Si può originare. Boh, allora guarda quanti minuti siamo. Ok, siamo a 43 minuti per me. Se velocizzo viene questo un 20 minuti, metto quello un po' meno lento. Se faccio un video ancora un viaggio ancora 40 minuti un po' lungo, velocizzo e non so cosa fare. Ma credo che per questo episodio se lasciamo questo, così metto il titolo Milano Stuttgart. Sì, Milano Stuttgart, e il prossimo episodio sarà il dodicesimo, sarà Stuttgart League. Aspetta, l'obiettivo è esplorare tutta la mappa, esplorare tutto il time che abbiamo fatto, comprare del camo. Non mi ricordo più gli obiettivi, cavolo. Qua ci sono, ma andrò adesso a guardare. Ma credo che per questo episodio sarà tutto. Io oggi sto già tutto il giorno, sto registrando. Questo è oggi il terzo video che sto registrando. Prima ho registrato due di Minecraft Casa Moderna che mi avete in tanti chiesto dove era finito. Per questo fatto, adesso non so quando carico. Sicuramente quello caricherò prima di questo perché avete chiesto in tanti. Poi volevo fare questo già che tanto tempo non stavo registrando, ma no, faccio il prossimo episodio. Poi c'è quello qua, Going Cast, la versione anche che non ho preso per ora e non so. Adesso ho sentito che verrà anche il multiplayer. Non chiedetemi quando. Allora, sapete cosa vi dico? Che per questo episodio è tutto. Abbiamo tanta benzina. Siamo a livello 7. Buono. Sto pensando. Aspetta, se andiamo tipo gestione aziendale. Gestione autisti, sono solo io. Sono agenzie del lavoro. Assumo un autista, che vediamo se c'è. Non ci sono altri slot disponibili per me. Insomma, voglio solo vedere. Sono un po' scarsi. Stefania qua. Questo quasi le prenderei. Però costa un po' di più, ma per poco di più. Giusto, Stefano è il nome, diciamo.
Anche Steve, non è male. Oh, banca potresti quasi. Assieme devo. Questo potrei prendere. Ancora 10.000, ma che non prenderò. Però dovrei nel prossimo episodio non andare qua in League, ma dovrei tornare in Italia, Torino o Verona per comprare il giusto che. Perché abbiamo, mi sono ricordato tutti e tre garage dell'Italia che dobbiamo comprare. Allora, offerta di lavoro, lavoro autonomo. E da qua per l'Italia c'è qualche che facciamo. No, c'è tipo Hannover, più lontano, sa, tipo Salzburg possiamo andare. Se prendo questo che pagano di più. Oppure Genève, Genève 12.000, diciamo 13.000, Salzburg un po' di meno, 25 tonnellate, qua sono 25 tonnellate. Né uno né l'altro non era, vero? No. Andrò queste che pagano 400 euro in più, poi. Facciamo, se non ci sarà nessun viaggio fino a Torino, faremo noi che è un po' più vicino. Ok, questo è il viaggio del prossimo video che andremo poi, del prossimo episodio, che andremo poi nel 14esimo andremo in Italia dove faremo l'acquisto, poi spero che ci sarà con un carico per andare in Italia. Ok, allora. Per questo episodio è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio e ciao ciao!